Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Jersey History. Anche oggi parliamo di una maglia di calcio della Juventus, ovviamente, e parliamo anche di una maglia di calcio. Anche oggi home, sto facendo un po' di home ultimamente. E parliamo della maglia da calcio della Juventus della stagione 2004-2005. Eccola qua. Anche questa ristampa ufficiale, maglia di Del Piero. E stemma Sky Sport, e c'è poi poco da dire di questa maglia, al di là di quello che poi è francamente successo con Calciopoli e tutto, al di là di quello che è successo, tutto quello che può essere legato, però questa è una bellissima maglia. A me quella maglia lì in questi 2 anni qua a me è piaciuta tantissimo. È stata una stagione che tra l'altro ho vissuto con particolare passione, perché fu una stagione di rinascita. Io ero un po' di anni che non riuscivo a vincere. C'era passata dall'anno prima, dove veramente feci anche brutte figure. Non so. 2 anni prima avevamo perso a Manchester, insomma, non è che eravamo proprio così contenti in quel periodo lì, cioè, o meglio, eravamo consapevoli che la Juve fosse forte, ma forse non pensavamo così forte. Quella Juve che quell'anno lì prese, secondo me, uno dei giocatori più forti del centrocampo bianconero di quegli anni, che era Emerson. E sinceramente stavamo finendo il mercato con Emerson, Blasi e poi qualche giocatore tipo Capoue, Oliveira, che comunque era rientrato dopo il prestito. Cioè, insomma, eravamo molto, molto, non scoraggiati, però cioè, sapevamo che comunque la squadra aveva già una buona base forte. Quell'anno lì poi io mi ricordo che quell'anno lì il mercato finì a mezzanotte, il calciomercato, e noi andammo a dormire come se niente fosse. Poi la mattina mi sveglio, c'era quel classico, quello come adesso Sport Mediaset, allora era Studio Sport, accesi e vidi Moggi con da una parte Cannavaro e dall'altra Ibrahimovic, e rimasi di stucco. Tutto per Cannavaro, perché Cannavaro è vero, veniva dagli infortuni all'Inter, ma il giocatore si sapeva che aveva delle qualità enormi. Ibrahimovic sì, si diceva, può essere forte, non si pensava che fosse, cioè fosse così Ibrahimovic. Ma già dalla prima domenica noi, mi ricordo, facemmo molta fatica al preliminare, perché noi pareggiamo 2-2 col Ljunggarden in casa e vincemmo 4-1 là in Svezia. Ah sì, e poi avevamo preso Zebina, che secondo me, io continuo a dirlo, io non ero un fan sfegatato di Zebina, ma non ero neanche uno di quelli che l'affossava. Io sono convinto che Zebina era un ottimo terzino e negli anni d'oro della Juve, cioè questi anni qua, il suo lo fece. Poi, per carità, ripeto, non era un super fenomeno, ma non era neanche così scarso. E quindi mi ricordo questa cosa di sta sorpresa di vedere. E già dopo la prima partita, Ibrahimovic fece un gol contro il Brescia pazzesco. Pazzesco, veramente. Cioè, le saltò tre e segnò un gol meraviglioso. E insomma, lì l'annata fu bella, bella. E mi ricordo diverse cose. L'aneddoto che mi rimane nel cuore di questa maglietta qua, che la presi allo stadio nella mia ultima partita che vidi al Delle Alpi. L'anno dopo non riuscii più ad andare allo stadio per vari motivi. Quell'anno lì andai a vedere l'ultima partita di campionato, Juve-Cagliari, finita tra l'altro 4-2 per la Juve, con la consegna dello scudetto, eccetera. E quindi quella maglia la presi lì, quel giorno lì, e mi emoziona ancora ricordare quella giornata, perché veramente quello stadio lì, con tutti i difetti che aveva il Delle Alpi, fu lo stadio dove vivetti di più la mia juventinità, perché andai allo stadio in quel periodo lì parecchie volte, cioè andai diverse volte a vedere la Juve, a vedere le partite, diverse partite, quindi insomma mi ricordo delle Alpi molto molto bene. E infatti io mi ricordo solo una scena che non c'entra niente con quell'annata lì. Mi ricordo solo che quando la Juve buttò giù per costruire lo Juventus Stadium, chiaro che vedere lo Juventus Stadium oggi capisci che è una cosa fuori dal normale, no? Però allora, quando vidi le foto del Delle Alpi rotto, buttato giù, mi misi a piangere, perché sinceramente
quello stadio lì per me racchiudeva la mia infanzia, quindi la mia infanzia da tifoso, perché io nato nell'88, al comunale vidi solo l'allenamento, un allenamento, cioè qualche allenamento e basta, cioè quindi io veramente la Juve l'ho vissuta tanto lì, a delle Alpi, quindi chiaramente mi era veramente dispiaciuto. Devo fare una divisione invece su quanto riguarda il gol, perché io voglio mettere sia il gol più bello che quello che mi ha fatto però più godere. Cioè, allora, il gol più bello è sicuramente quello di Steven Appiah in quella partita lì, in quel Juventus-Cagliari, fece un gol pazzesco, ne saltò tre, tirò una botta all'incrocio dei pali, clamorosa. Mentre invece, tornando al discorso invece del gol che mi ha fatto godere, quindi quello che mi ha, come posso dire, che secondo me è stato più importante, quello di Trezeguet al Milan nella sfida scudetto con Del Piero che fa la rovesciata. Quello fu determinante con la vittoria per il raggiungimento del 28° scudetto, quindi sembra l'altro ieri, no? E in realtà sono passati tanti anni e gli anni sono passati e se ci penso adesso siamo addirittura stiamo giocando, al di là di adesso che il campionato è fermo, ma giocheremo per il 38°, cioè vuol dire 10 scudetti fa, vuol dire che sono passati, non so, primo impatto dice sono passati 10 anni, ma però non sono passati 10 anni, ma ne sono passati ben di più, perché ne sono passati già 16 e sinceramente a me in certi momenti ripensare a quell'immagine lì mi sembra veramente ieri, ma ieri non è, ecco. E niente ragazzi, quindi c'è poco da dire, questa è una maglia che a me, ripeto, è piaciuta subito tantissimo e sono contento di averla presa. Vi dico solo un altro aneddoto veloce prima di salutarvi, pensate che quando ero fuori dallo stadio c'erano le bancarelle ufficiali che vendevano queste ristampe, ero indeciso, la prendo di Del Piero o la prendo di Ibrahimovic? Ho fatto bene a prendere di Del Piero. Ciao ragazzi, al prossimo video.